Al mare. Una mattina di agosto ho detto: adesso basta, oggi vado al mare, chi vuol venire viene. Nessuno mi ha risposto. Ho cominciato a cercare il costume, l'ho provato, mi stava bene. Le ciabattine, quelle dell'anno prima. Provo il pareo, non riesco a fare il fiocco. Accidenti, sono ingrassata. Ma di questo poco mi importa. Me ne sto in mezzo alla gente e non ci vado per le spiagge camminando. Il telo mare era ben riposto e ripiegato dentro la borsa, sempre con la speranza di tornare al mare ogni anno. La crema abbronzante ormai non mi serve. Ho due spalle nere di sole di campagna. Mi porto la crema per le scottature, quella mi serve di sicuro, perché adesso non si scherza con il sole. Ho preso l'ombrellone, l'ho aperto, è ancora buono. Prendo la borsa termica, ci metto due biscotti, una bottiglietta d'acqua e un po' di ghiaccio per tenerli freschi. Il giornale non mi serve, voglio far riposare la mente. Gli occhiali da sole non me li porto, sembra che di colpo faccia notte. Carico la macchina e parto. Direzione Val di Sangro, Fossa Cesia. Potrei andare a San Vito o a Casalbordino, ma per questa volta preferisco andare sulle pietre. Parcheggio non lontano dalla spiaggia, non molto frequentata, così me ne sto da sola e non voglio essere importunata. Comincio a montare l'ombrellone, non si conficca in mezzo alle pietre. Faccio la buca con le mani, infilo l'asta e la ricopro con le pietre più grosse. Apro l'ombrellone, distendo il telo mare, appendo la vestaglietta. Chissà perché fa quell'effetto, gli altri stanno nudi e guardano me che tiro sulla tunichetta. Vabbè, guardassero pure, tanto indosso il costume. Mi tolgo le ciabattine, ma come si fa? Le pietre appuntite si conficcano sotto i piedi e sembra di camminare sulla brace per quanto scottano. Lentamente mi avvicino all'acqua del mare. Le onde mi sfiorano i piedi e poi si ritirano. Mi avvicino ancora di più. Arrivo al polpaccio, mi spingono e poi mi tirano in avanti. L'acqua è fresca e gradevole. Cammino ancora un po'. Arriva un'onda e mi sale fino al petto. Eh no, adesso basta. Più in là non ci vado. Per prima cosa non so nuotare. E poi a me i piedi in terra devono toccare. Me ne sto un bel po' così. E poi, piano piano, tra una spinta e l'altra, con un avanzare molto incerto, sospinta dalle onde, ritorno sulla spiaggia, rimetto le ciabattine e mi distendo sul telo. Mi stavo rasserenando la mente quando arriva all'improvviso un colpo di vento. Stacca l'ombrellone e lo manda via volando. Mi alzo all'istante e vedo il mio ombrellone rotolare fra le teste della gente. Neanche le ciabatte mi rimetto e strillando e correndo dicevo: attenzione, attenzione, è scappato l'ombrellone! Chi non mi sentiva, chi sulla spiaggia dormiva, a nessuno gliene importava e l'ombrellone mio rotolava. A un certo punto si alza un signore e afferra l'ombrellone. Io lo raggiungo e senza più fiato gli dico: grazie, grazie signore, mi avete salvato da una brutta situazione. Mi guarda senza una punta di sorriso e tutto arrabbiato mi dice: signora, dovete stare attenta, queste non sono cose da fare in mezzo alla gente. Grazie, grazie di nuovo e chiedo scusa. Chiudo l'ombrellone, ripiego il telo mare, prendo la borsa, rimetto le ciabattine e sistemo tutto dentro la macchina. Prendo il borsellino e mi avvicino a un tavolino. Esce il cameriere. Signora, cosa le porto da bere? Ah, sì, grazie. Mi porti per favore una maxi coppa di gelato al limone con pistacchio, cioccolato e fior di latte. Il tutto ricoperto da una montagna di panna. Quando ci vuole, ci vuole. Me lo sono gustato fino all'ultima cucchiaiata. E mentre mangiavo guardavo il mare, pensavo: uno deve fare quello che sa fare, altrimenti fa solo brutte figure. Ho mangiato il gelato e sono tornata a casa.